Buongiorno e buona domenica, amiche e amici di Rete Mia, da Anna Farucchi. E da Aldo De Maio, buona giornata. E benvenuti in A Come Amore, la trasmissione dei vostri annunci e messaggi personali. Primo appuntamento alle 8.30, come state vedendo, secondo appuntamento a mezzogiorno. A Come Amore, la trasmissione dei vostri annunci, messaggi personali, stavo dicendo, e lettere, lettere dalla redazione. Quindi scalettina della trasmissione. Sono chiamato in causa quando ha detto lettere. Anna è la parola magica. Quindi inizierà Anna praticamente dopo questa brevissima presentazione con le telefonate, con le vostre telefonate, certo. Poi arrivo io con le vostre lettere, arriva il postino, l'angolino della vostra posta, qualche lettera così, fra quelle pervenute che vi leggerò, dopodiché di nuovo linea ad Anna per continuare le vostre telefonate. Più o meno. Quindi, la nostra mattinata si svolgerà così in loro compagnia, ovviamente. Che poi, a proposito di lettere, no, anticipo Anna che dice sempre qualche anticipazione sulle lettere, eh? Stavo bravissimo. Quindi, no, mi viene in mente una cosa sola. Forse la prima delle lettere che ho preparato, la prima, se non è la prima, sarà la seconda comunque. È stranissima in questo senso, che inizia dicendo ho tanti anni, ti ricordi, no? Ora tanti anni ti suona qualcosa. Ho tanti anni, sono nato nel 1942, credo, 42-43, qualcosa del genere. No, figuratemi un pochino a quanti anni mai avrà questo. Glielo diciamo fino a che arriviamo, no? Con gli anni dei nostri amici che ci scrivono, no? Mi pare che siamo come massimo, il minimo è il 4, quattro no? anni. Sì. Il una massimo, telefonata di una bambina di 4 anni che ovviamente non cercava l'anima gemella, cercava certo. Le amichette eccetera, sì, molto graziosa tra l'altro, no? Qualche settimana fa sì, sì. Un pochino. Dunque il massimo siamo a 81 se non erro 85. Quindi, 85, 85 abbiamo raggiunto la signora Caterina di Torino se non sbaglio, 85 sì, così sono aggiornato anch'io. Io ero rimasto a 81. Quindi figuriamoci un pochino amico di Genova, se non erro, sì. No? Amico di Genova, che hai 45, 46 sì, anni. Beh, più o meno. Tanti. Va bene, la cosa è relativa. Ma è relativa appunto a quanto uno se li sente. Ecco perché la cosa mi preoccupa un pochino e ecco perché ti devi un pochino dare forza, perché qui cos'è? Tra l'altro per una lettera molto, molto simpatica, ma non ci sono, non credo che il tanti intendesse in questo senso il nostro amico di Genova, proprio forse perché lui si sente maturo, si sente una persona forse completa, forse in questo senso diceva, perché la lettera non mi è sembrata del tenore di sentire gli anni in maniera pesante, forse. Non so se notate, sono io che devo leggere le lettere tra poco. E quindi fra l'altro sono io che avrei dovuto leggerle un pochino, prepararmi, se non altro per qualche leggerissima modifica, perché lo sapete, chi ci segue da tempo sa che non taglieggio. Dunque, ma ne sa più Anna di me a questo punto su questa lettera. Beh, vabbè, io comunque ora vi lascio ad Anna perché è giunto veramente il momento, sennò qui si perde troppo tempo sulla lettera, tanto ci ritorneremo sopra fra pochi minuti quando leggerò questa ed altre. Quindi, ciao, a tra poco, linea ad Anna. Bene, grazie Aldo, ti rivedremo tra pochissimo nel tuo spazio, tra 10 minuti circa, come giustamente stava dicendo il nostro Aldo. Allora, brevissima presentazione di A Come Amore, sapete che la trasmissione di annunci e messaggi personali, beh, messaggi personali e annunci li trasformiamo un pochino noi, anche per comodità, per poterli portare di nuovo in trasmissione, per poterli rileggere. Io direi beh, che sono in fondo un filo diretto che abbiamo con voi, un filo diretto con tutte le persone che si sentono sole, che sono alla ricerca di contatti umani, che sono alla ricerca di qualcosa di veramente molto bello, che può essere l'amicizia, ma soprattutto la ricerca dell'anima gemella. Beh, pensate, quando poi riuscirete a trovare veramente l'anima gemella sarà veramente una grande soddisfazione per noi, e questo ovviamente non lo nego, perché ogni settimana quando ci sono gli amici che ci telefonano per dirci che sono riusciti a trovare quello che cercavano, beh, per noi è senz'altro una grandissima soddisfazione. E per voi sarà finalmente la felicità, perché penso che avere accanto una persona giusta, una persona con la quale dividere insieme la vita, una persona che vi sappia comprendere, sia un pochino il completamento della vostra persona, della vostra personalità, e questo un pochino la ricerca di tutti quanti noi.
Bene, allora, e questo è, diciamo, il tema della trasmissione, oramai la conoscete, Ha come amore, il filo diretto con tutti quanti voi, stavo dicendo, proprio con tutte le persone che sono alla ricerca di contatti umani. Noi facilitiamo un pochino questo contatto, Rete Mia vi dà la possibilità di parlare qua in trasmissione e di fare il vostro annuncio, detto tra virgolette, perché anche questo è veramente molto bello, molto umano sentire la vostra voce, sentire i vostri problemi, piccoli o grandi che siano, soprattutto pensate che accanto casa ci può essere la persona giusta, in una delle case, in una delle persone che ci sta ascoltando in questo momento, potrebbe essere la persona giusta, quella che voi state cercando, perciò la vostra telefonata in trasmissione potrà veramente essere risolutiva. Ricordate poi anche il supporto redazionale, importantissimo per quanto riguarda questa rubrica, allo 0586 884212, è arrivato puntualissimo dalla nostra regia. Vi ricordo anche i giorni e gli orari di redazione e anche a che cosa serve la redazione, ammesso che non lo sappiate già. Allora, la domenica mattina dalle 9 alle 12.30, domenica pomeriggio ci sarò anch'io, dalle 17 alle 20, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 24. Telefonate in redazione per che cosa? Per avere riferimenti di annunci che ascolterete in questa trasmissione, oppure anche di altre persone che noi abbiamo, ce ne sono tantissime, che ci scrivono e che ci telefonano. Naturalmente quelli che portiamo in trasmissione sono solo una piccola parte, anche perché il tempo non ci permette di fare di più, occorrerebbe una trasmissione veramente fiume, lunga non so quante mai ore. Poi telefonate in redazione se avete fatto un annuncio in trasmissione, perché ci occorreranno altri dati, perché non possiamo mettervi in contatto con le altre persone se non sappiamo tutti quanti i vostri dati, poi vi diremo come fornirceli. E telefonate in redazione, beh, diciamo, anche se non volete fare un annuncio che passi in trasmissione, se magari proprio non vi sentite di parlare qua durante la trasmissione, anche per questo c'è la redazione, per lasciare i vostri dati e ugualmente poter conoscere persone, poter iniziare a uscire dalla solitudine. È veramente un piccolo, ma direi un piccolo grande aiuto quello che vi diamo, quello di cominciare a conoscere delle persone. Sapete che magari si parte dall'amicizia e poi, beh, chissà dove potete andare a finire, magari a un matrimonio oppure a una convivenza. Bene, fine, diciamo, della piccola presentazione, come al solito, ma d'altra parte sapete che ci sono sempre nuovi amici in ascolto e perciò è doveroso presentare un pochino la trasmissione per coloro che magari ci vedono per la prima volta questa mattina. Beh, adesso mi avvicino al telefono che è veramente il contatto diretto che ho con voi, proprio per parlare con voi dei vostri problemi di solitudine, per aiutarvi. Beh, se ci sono un pochino così delle piccole timidezze che veramente sono molto belle perché sono umane, perché siete voi che state parlando e perciò tranquilli, rispondete tranquillamente alle mie domande. Vedrete che poi ci saranno delle persone che saranno interessate a voi, alla vostra voce, alla vostra persona e poi ovviamente vi metterete in contatto. Perciò pregherei il centralino appena possibile di passare qualche telefonata qua in trasmissione. Intanto vi ricordo che se anche voi volete fare un annuncio potete telefonare al numero che state vedendo in alto, questo è il numero che serve per fare l'annuncio in trasmissione, lo 0583 48 525. Non chiedete informazioni, non chiedete riferimenti di annunci perché ovviamente questo è il centralino di Rete Mia, perciò non vi possono dire tutte queste cose. Dovete solamente lasciare il vostro nome e il vostro telefono, poi vi richiameranno per fare l'annuncio in trasmissione. Penso di essere stata chiara, perché ogni settimana c'è qualcuno magari che forse non ha ben compreso quello che ho detto, allora poi succedono un attimino dei problemi perché magari pensano che noi li richiamiamo dalla redazione, pensano che poi verranno messi ugualmente in contatto con le persone. No, attenzione, se voi avete telefonato al numero del centralone, voi verrete richiamati proprio dal centralino per parlare qua in trasmissione, solo per questo. Poi per tutto il resto siete voi che dovete telefonare alla redazione per prendere riferimenti di altri annunci, per conoscere altre persone e per tutto il resto. Allora, sentiamo subito chi c'è in linea, vedo che c'è subito la lucina rossa accesa del mio telefono. Pronto? Buongiorno, chi sei? Mario. Mario, da dove chiami? Napoli. Napoli, quanti anni hai, Mario? 40 anni. 40? Sì. Bene, 40 anni. Che cosa fai nella vita, Mario? Sono impiegato. Impiegato, ti trovi bene nel tuo lavoro? Sto bene, grazie. Bene, questo è una cosa importante, vero? Sentirsi realizzati anche nel proprio lavoro. Vediamo, hai già avuto un matrimonio, sei già stato sposato? Apolo. Sei ancora celibe. Celibe perché? Non hai trovato la persona giusta oppure ci sono altre ragioni? Ho trovato la persona giusta. Non hai trovato la persona giusta. Oppure allora, non l'ho cercata.
Oppure non l'hai cercata, ho capito. Allora no, forse non ti sentivi ancora pronto per creare un matrimonio, per instaurare un rapporto a due. Vediamo un pochino. Adesso pensi che sia giunto il momento? Ti senti pronto per formare una famiglia? Pronto? Sì, pronto. Ecco, adesso ti sento di nuovo. Vediamo un pochino. La donna che stai cercando, cerchiamo insieme di farne così il ritratto, se è possibile. Innanzitutto l'età. Dai 25 ai 30 anni. 25 e 30, ho capito. Vediamo un pochino. Poi che cos'altro possiamo aggiungere? Che abbia un lavoro, che sia casalinga, che cosa? A questo non ci ho pensato. Non ci hai ancora pensato. Allora, che cos'è che tu preferisci in una donna? L'aspetto fisico, il carattere, che cosa? L'aspetto fisico e il carattere. Tutte e due le cose. Benissimo. Quale carattere allora? Una persona forte oppure una persona dolce, tranquilla? Forte e dolce. Forte e dolce insieme. Tu sei della bilancia per caso? Bene, vediamo. Allora, il tuo aspetto fisico, quanto sei alto? 1,73. 1,73. E che cos'altro vuoi aggiungere per questo tuo annuncio? Questa persona nella tua zona, anche più lontano? Non è importante. Hai problemi eventualmente per trasferirti oppure no? Può darsi che ne nascano. Adesso non so che problemi possano nascere da un incontro. Ovviamente dipenderà anche dalla persona che incontrerai. Esatto, perché se una persona, lei sa che in amore non ci sono limiti, ovviamente. Bene, d'accordo, ti saluto, ti faccio tanti auguri, vedrai che ti metteremo in contatto con delle persone, speriamo che tu riesca più presto a trovare quella giusta. Telefonaci appena puoi in redazione, d'accordo? Va bene, grazie. Ciao, tanti auguri, ciao. Grazie, arrivederla. Allora, qualche annuncio, vediamo un pochino di leggerne qualcuno. 26enne di Milano, nubile, castana, socievole, abita in famiglia, cerca bel ragazzo che abbia voglia di lavorare per fidanzamento. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi sei? Buongiorno, io sono Tina De Stefano. Tina, da dove chiami? Da Napoli. Da Napoli. Quanti anni hai, Tina? Io ho 44 anni, ma non li dimostro. Non li dimostri. Perché sono una falsa magra. Sì. E niente, sono abbastanza svelta e niente, faccio una semplice babysitter. Fai la babysitter, beh, un lavoro molto molto carino, sei vicino. A me piacciono tanto i bambini, amo i bambini. Ami i bambini, giustamente. Dunque, sono un'orfana, sì. Non ho i genitori, è da poco che ho perso mia madre, sono appena tre anni, e mi sento proprio vuota. Giustamente. Ecco, cerco la persona che mi capisce, anche se c'ha dei bambini piccoli, sì. Anche in questo potrei anche fare il passo. Ecco. Bene, tu sei pronta ad accettare anche un uomo che ha già dei figli? Sì, mi esatto. Sembra di capire. Che abbia dei bambini piccoli, dei bambini non piccoli. Grandi. Bene, ma tu non sei mai stata sposata allora? No, sono proprio signorina, ecco. Sei ancora nubile. Non ho mai avuto, diciamo, per sposarmi, ecco, sono stata fidanzata, sì, ma non mi sono mai sposata, ecco, appunto perché avevo mia madre che era molto ammalata. Ho capito. E allora ho cercato di tenermi mia mamma, ecco, e sono in questo momento mi sono ancora così, ecco. Hai cercato di aiutare la tua famiglia finché hai potuto. Però giustamente adesso mi sembra arrivato anche il momento giusto. Esatto, cerco una persona che mi capisce e che sia una persona che abbia voglia di lavorare, sì. E che mi tiene, che mi vorrà bene come lui vorrà bene me, io altrettanto, così vorrò bene lui, sì. Se ha dei figli pure altrettanto figli. Vorrò bene a lui e ai figli, ecco, sì. Una cosa che... Bene, brava, molto belle queste parole. Senti, ma pensi a un matrimonio allora se tutto va bene? Esatto, se sì, la persona proprio è giusta. Il matrimonio cerco. Tu sei... convivenza, no. No, niente convivenza. Sei disposta a trasferirti eventualmente in un'altra città, in un'altra regione? Sì, città, se possibilmente Napoli, ma se ci sta qualche città, diciamo, abbastanza, sì. Un uomo che mi capisce tutto del bravo, cerco anche di trasferirmi. Anche di trasferirti. Ecco. Anche per te l'importante è trovare la persona giusta. Esatto, poi ovviamente sì, tutto proprio. Il resto arriva dopo. Bene, tanti auguri, richiamaci in redazione. Auguri anche a te, incrociamo le dita, ti metteremo in contatto con persone, speriamo che tu riesca. Devo richiamare? Al più presto a trovare la persona giusta. Sì, chiamaci in redazione così magari ti diremo se c'è già qualcuno che può andare bene. E non è che loro chiamano loro, oppure scrivono. No, devi chiamare tu, d'accordo? E quant'è che posso chiamare?
Nei giorni di redazione, la domenica pomeriggio, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 24. E d'accordo? Devo chiedere soltanto se c'è qualcosa. Sì, certo. Okay. Tanti auguri, ciao. Ciao, ciao. Mario, 42enne, separato di Firenze, 1,70 m, robusto, cerca convivenza o unione, donna, pari requisiti, disposta a formare famiglia. Concetta, 54enne, di Milano, cuoca, vive sola, separata, carattere buono, cerca uomo sensibile che rispetti la sua figura femminile. Anna, di Pisa, separata, 44 anni, impulsiva, cerca amico che la sappia comprendere. Pronto? Buongiorno, chi sei? Ho un po' di tempo che sto seguendo la tua trasmissione. No? Bene, questo mi fa piacere. Il tuo nome, scusa, non ho capito. Clivio Piero. Piero, da dove chiami? La provincia di Alessandria. Dalla provincia di Alessandria. Quanti anni hai, Piero? 57. 57 anni. Che cosa fai? Lavori ancora? Anzi, sono un cane commercio patate e cipolle. Come? Sono commerciante. Sei commerciante, scusa, devi alzare un attimino il volume della tua voce perché riesco a capirti veramente molto male. Allora, sei commerciante, sei già stato sposato? Piero, pronto? Pronto. Sei già stato sposato? Pronto? Scusi che vado di sotto. Ho capito, abbiamo dei problemi con il telefono. Va bene, allora intanto che il nostro amico cambia il suo telefono, io continuo a leggere qualche annuncio. Rachele, 49enne, vedova da 5 anni, di Castellammare, 4 figlie femmine, casalinga, vive di solitudine, cerca conoscenze e se poi nasce qualcosa le fa piacere. E se quest'uomo l'accetta con le figlie può sposarlo anche presto, altrimenti è disposta ad aspettare che siano sistemate. Comunque precisa che non è alla ricerca di un sostegno economico. Amelia, 30enne, di Ischia, 1,85 m, nubile, cerca iniziale amicizia. Stefania, 46enne, di Rovigo, 1,70 m, capricorno, bionda, infermiera, molta soddisfazione dal suo lavoro, impulsiva ma ragionevole, cerca uomo non volubile. Pronto? 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 Sì? Buongiorno. Buongiorno, chi sei? Ando. Allora abbiamo un'altra telefonata, forse la prima è caduta la linea. Ha detto il tuo nome, scusa? Armando. Armando, da dove chiami? Dalla provincia di Napoli. Dalla provincia di Napoli. Quanti anni hai, Armando? 41 anni. 41 anni, che fai nella vita? Produttore di pannelli solari. Come? Installatore di pannelli solari. Ah, installatore di pannelli solari. Vediamo, e il tuo lavoro ti piace, ti realizza, sì, va tutto bene? Ma non è solo, sono anche un allevatore di cincillà. Un allevatore di cincillà, che carini i cincillà, ho capito. Beh, come vanno i cincillà, tutto a posto? Si riproducono facilmente? Pronto? Pronto. Armando, i tuoi cincillà, ho detto, si riproducono facilmente? Moltissimo, perciò le cose vanno bene. Riuscito molto bene. Sei riuscito a instaurare un buon rapporto con loro, diciamo. Vediamo. Sei già stato sposato? No, sono celibe. Sei ancora celibe. Allora stai cercando la persona giusta, la persona con la quale instaurare un rapporto importante. Certamente. Bene. E l'età più o meno? È 40 anche lei. Tua coetanea. Il tuo carattere, Armando? Vorrei una ragazza molto casalinga, sì? Soprattutto intelligente. Sì. Casalinga e intelligente, bene. E dei rapporti reciproci con il proprio coniuge. Bene, e pensi a un matrimonio? Bene. Se tutto va bene, benissimo. Il tuo aspetto fisico, Armando? Alto 1,77 m. 1,77 m, capelli? Capelli castani. Capelli castani. E sei una persona tranquilla? Abbastanza? Bene, e sei disposto a trasferirti oppure no? Veramente no. No, preferisci allora che sia eventualmente la tua futura compagna a venire ad abitare con te? Certo. Hai già la casa, tutto a posto? Vivo con mia madre. Vivi con tua madre. Benissimo, e tanti auguri anche a te, Armando. Chiamaci in redazione, ti metteremo in contatto con persone che potranno andar bene per te, d'accordo? Va bene. Come? Va benissimo.
Chiamaci appena puoi, tanti auguri, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Bene, allora leggo qualche altro annuncio, poi pregherei il centralino di passare ancora una telefonata e poi io passerò la linea ad Aldo per la redazione. C'è subito la telefonata, allora rispondo subito al telefono. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Buongiorno. Sono Renato. Renato, da dove chiami Renato? Siamo in provincia di Terni. Dalla provincia di Terni. Quanti anni hai? 37. 37? 37. 37. Che cosa fai nella vita, Renato? Io sono metalmeccanico. Metalmeccanico. E sei già stato sposato? No, sono celibe. Sei celibe. E stai cercando delle amicizie o la fidanzata? Fidanzata. La fidanzata. Allora vediamo un pochino il tuo carattere. Carattere? Il mio carattere è mite, diciamo. Sei una persona mite. E la persona che stai cercando, hai qualche preferenza? Oh, come me. C'è una persona tranquilla come te? Sì, tranquilla. Pensi a un matrimonio se va tutto bene? Una convivenza. Preferibilmente convivenza. Vediamo, e che cos'altro possiamo aggiungere per conoscerti un pochino meglio? Hai qualche hobby, qualche passatempo? Io, mi piace il cinema e il teatro. Cinema e teatro, beh, due cose veramente splendide. Ma tu non è che pratichi qualcosa, non sei, reciti, fai qualcosa, oppure ti piace solamente assistere? No, assistere così. Il tuo lavoro, mi hai detto, fai metalmeccanico, vero? Hai già la casa, vivi da solo? Io ho 3 appartamenti. Vivi da solo, perciò? Sì. Benissimo, allora saluto anche te, tanti auguri, chiamaci in redazione appena puoi, d'accordo? Bene. Ciao, tanti auguri. Bene. Ciao, ciao. Ciao. Allora, qualche annuncio, stop per il momento alle telefonate, poi ritornerò con le vostre telefonate dopo la lettura delle lettere da parte di Aldo. Intanto vi ricordo che se anche voi volete fare l'annuncio in trasmissione, dovete telefonare al numero che state vedendo in alto, allo 0583 48525. Mentre per avere riferimenti, per poter mettervi in contatto con le persone, per poter prendere i numeri telefonici degli annunci che noi abbiamo, oppure anche per fare un annuncio voi, se non volete che venga passato in trasmissione, dovete telefonare in redazione allo 0586 88 4212. 0586 88 4212. La domenica mattina, perciò questa mattina avete tempo dalle 9 alle 12.30, sapete che la domenica mattina è un attimino dedicata ai nuovi amici, a coloro che magari non hanno mai telefonato in redazione, ovviamente ci sono anche gli altri giorni poi a disposizione. La domenica pomeriggio, perciò oggi pomeriggio dalle 17 alle 20, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 24. Sapete che escluso questa mattina, poi negli altri giorni trovate anche me. 0586 88 4212, scrivetelo questo numero telefonico, sapete che è importante se siete alla ricerca di contatti umani, se state cercando nuove conoscenze e beh, soprattutto se state cercando l'anima gemella. Bene, linea d'Aldo direi, ci rivediamo fra pochi minuti ancora con le vostre telefonate qua in trasmissione, a fra poco. Ed ora con le vostre lettere e con Aldo, che vi assicura che darà un'occhiata attenta il più possibile alle vostre lettere, ma anche un'occhiata abbastanza attenta pure quella all'orologio, per cercare di fare il più presto possibile, perché so quanto aspettate le vostre lettere, ma anche quanto aspettate di poter telefonare in trasmissione, di parlare direttamente con Anna. Quindi parto sparato su Genova. Cara Anna, ci dice il nostro amico Amedeo di Genova, ho tanti anni di vita, eccolo finalmente, no? L'avevamo detto un pochino all'apertura di trasmissione. Ho tanti anni di vita perché è nato nel 1942, pazzesco dire questo, no? Ma ora sentiamo un pochino, perché poi giustamente Anna aveva questo anticipato. Lo dice, ma lo dice in una certa maniera, non è che poi si senta troppo giù, il nostro amico. Dunque, sotto il segno zodiacale dei pesci, sì, infatti è del 10 marzo, sì, quindi pesci. Ho avuto un matrimonio balordo, ho accondisceso perché, essendo figlio unico di famiglia benestante, pensavo che con molta buona volontà ce l'avrei fatta a viverci insieme. Infine pensai che se tutto fosse andato bene, se tutto fosse andato male, mio padre non avrebbe potuto accusarmi, visto che l'aveva scelta lui per me. No, dico, pensate, succedono ancora a quanto pare certe cose. Nacque una bambina a cui imposi o diedi il nome della buonanima di mia madre,
Di lì a poco il matrimonio andò in frantumi. La signora, tra virgolette, sparì e a nulla valsero tutti i miei tentativi per rintracciarla. Lei, ma soprattutto mia figlia. Ora so che vive a Milano con un'altra persona e con i di lui figli, nonché la di lui moglie. E qui tombola, ci scrive. Sono robusto, moro, ecco ora comincio a parlare un pochino di sé, un pochino più personalmente, fino a questo momento abbiamo saputo che cosa le era successo. Dunque, robusto moro, un po' di brina nei capelli, un pochino più scarsi del normale. Da ragazzo le donne giovani mi stavano attorno, da che deduco che non fossi brutto, ma come un fiore in boccio che poi perde i petali, anch'io non so più quel che ero prima. Non temo nulla e nessuno, eccettuato la solitudine. Sono abbastanza colto, amo la letteratura classica, adoro la natura, il letto di un ruscello mi fa divenire poeta. Mi è sempre piaciuto sapere tutto, perciò ho un'infarinatura generale. Sono un appassionato cinologo, non sono ricco, sebbene non abbia problemi finanziari. Ho casa mia e tra mille anni, quando il mio adorato genitore partirà per il mondo dei più, sarò decisamente benestante. Sono tarchiato, circa 1,68. Il peso potrebbe sembrare eccessivo, ma sebbene abbia perso gran parte del grasso muscolare, non si può perdere lo spessore osseo. Vabbè, quindi vuol dire che c'ha un impianto notevole il nostro amico. Non ho detto che sono diventato da un po' d'anni invalido sul lavoro per incidente. Ciò nonostante, se sono in vena, piglia un sacco da un quintale e lo porto in braccio per qualche centinaio di metri. Stop, ora lei. Vorrei una compagna meno alta di me, un po' cicciotta, possibilmente una decina d'anni meno di me, mora, sentimentale, senza grilli in capo, e che ami le mura domestiche e divida con me la passione cinofila. Che sia buona, paziente e ordinata, che ami la pulizia dei pavimenti oltre che la propria. Io preferirei di Piacenza, Firenze o Toscana, laziale, marchigiana, veneta o emiliana. Mi andrebbe benissimo anche un'asiatica, o meglio, di colore. Che sia un po' colta, intelligente, buona, generosa, di umore gradevole, meglio allegra. Se ha la patente, ho vinto un terno secco. Difficilmente ora posso illudermi di far innamorare una donna, almeno sotto l'aspetto fisico, ma non voglio neanche pretendere una Maria Vergine. A proposito, non credo alle religioni, ma mi va bene anche una credente, purché non sia bigotta. Ho detto che percepisco una pensione sufficiente e possa, non capisco questa parola, per vivere... però consistenze al punto, direi, per vivere decentemente, anzi più che decorosamente. Mi va bene separata, vedova, anche non bella, purché mora, allegra e rotondetta. Se non c'è a Firenze, città a me cara per esserci vissuto, vada per una Sicula o Calabra, o meglio ancora, per quei paesi del cosiddetto terzo mondo. Non mi pare di chiedere troppo, mi si perdoni se mi sono dilungato troppo, ma è che sono troppo loquace, grazie Amedeo di Genova. Beh, è una lettera senza commenti, anzi, perdonerete se qualche volta ho fatto qualche intacco, direi anche notevole, ma d'altra parte non posso e non voglio riscrivermi tutte le lettere, perché se non altro rischierei poi di metterci qualcosa di mio, cosa che assolutamente non voglio. Quindi, però c'è l'inconveniente che ogni tanto qualche parola non riesco a capirla bene. Quindi si commenta da sé, direi, no? La lettera del nostro Amedeo, sufficientemente, avrete notato quanto è sciolto, quanto è ironico, anche se a volte un pochino amaro, pur sempre piacevole però. Dunque, la prossima è di un altro amico, che ci scrive da Milano, dalla provincia di Milano. Gentilissima signorina Anna, la vedo sempre ogni domenica e devo dire che lei è una creatura stupenda, deliziosa. Anna, dove sei?
La sua trasmissione ha come amore è superba e mi piace moltissimo. Prova ne è che la seguo sempre, ogni domenica mattina. Tanta è la mia stima nei suoi riguardi. Ah, è per questo che la vede. Dunque, io cerco una signorina sui 30-40 anni, possibilmente non sposata, veneta, dello Scorpione come me, per intenderci meglio, la preferisco nella zona. Quindi dal Veneto, però la zona parla di, della provincia di Milano anche, quindi dal Veneto si va anche verso la Lombardia. Dunque ho la macchina, vediamo altre cose che ci dice, salto alcuni dati troppo personali, quindi altezza 1,75, occhi verdi, capelli castani, corporatura robusta, carnagione rosa chiaro. Malattia è nessunissima, gruppo sanguigno è abbondanza, zero positivo. Il mio mestiere è il tornitore meccanico presso una ditta delle vicinanze, naturalmente. La signorina la preferisco o casalinga o d'operaia come me o di impiegata. Non c'è problema, però meglio casalinga. La ringrazio di cuore, Ferdinando. Questa è da un'amica, io credo che dovrò un pochino stringere. Cara signora Anna, chi le scrive è Antonella, la ragazza che le telefonò giorni fa. Come già le dissi, devo partire per le vacanze, infatti le scrivo dal luogo di villeggiatura in cui mi trovo. Questo paese si trova in alta montagna ed è in provincia di Caserta. Lei mi disse che devo parlarle un po' meglio di me. Ho 27 anni, mi chiamo Antonella e sono di un paese della provincia di Napoli. Le faccio sapere perché decisi di telefonare. Perché nel paese dove abito non ci sono molte possibilità di fare amicizia per una ragazza. Io non ho molte amiche, anzi si può dire che non ne ho nessuna. Sto quasi sempre in casa sola con mia madre. Non lavoro, sono una casalinga, ho smesso gli studi dopo la licenza media, anche se sono l'unica in famiglia che non ha continuato gli studi perché i miei fratelli e sorelle sono diplomati, eccetera. Le mie giornate sono quasi sempre uguali e quando ho finito i lavori di casa le passo a leggere o guardo la televisione oppure faccio dei centri ad uncinetto, il quale è il mio passatempo. Ho poche possibilità di uscire e perciò vorrei conoscere un bravo ragazzo con cui farmi una mia famiglia. Il mio desiderio è sempre stato quello di spostarmi dal mio paese. Sono alta 1,62, ho occhi castani, capelli neri e ricci e sono un po' robusta. Il mio carattere, sono un po' nervosa. Ora le voglio dire che se ci sarà un ragazzo anche per me, mi farebbe la donna più felice. La saluto con tanto affetto e simpatia. Ciao, Antonella. Sono Michele, ho 35 anni, sono celibe, sono alto 1,70, corporatura robusta, 85 kg, capelli riccioluti, un po' stempiato. Riguardo carattere, sono un tipo calmo, sensibile, prendo le cose seriamente. Se riguarda la famiglia o il lavoro, sono rimasto, punto, scusate, sono rimasto senza genitori, ma il punto l'ho aggiunto io dopo, sono rimasto senza genitori, vivo in casa propria, nuova, sudata con tanti sacrifici, con me anche un fratello celibe. Scrivo a te, Anna, con la speranza di incontrare una compagna che capisca la situazione. Scopo, matrimonio. Come lavoro sono artigiano edile, attualmente lavoro. La voglia non mi manca, però si lavora meglio quando c'è un motivo di vita. Per me sarebbe avere una compagna in cui dividere tutto. Farsi una famiglia perché la solitudine non la sopporto più. Il mio tipo di donna, conto più sul carattere, la voglia di vivere in compagnia, di affrontare le situazioni della vita insieme. Io sono un tipo timido, vorrei vincere la mia timidezza. Descrivo l'aspetto fisico, l'altezza in base alla mia, i capelli o castani, ecco l'aspetto fisico della futura lei. Quindi l'altezza in base alla mia, i capelli o castani o biondi, corporatura se un po' rotonda, non dispiace. Possibilmente non fumatrice. Ti ringrazio Anna per la possibilità che dai alle persone che cercano un po' di felicità, spero anche per me di trovarla. Ciao, ciao Michele, sì. Allora, Anna.
Beh, no, perché proprio questo è straniero. Dunque, però ci scrive da Genova: sono un ragazzo di 24 anni, alto 1,84 m, 70 kg, colore mulatto. Io mi chiamo Rada e sono di origine Sri Lanka, isola di Ceylon. Ci aggiunge, per coloro che non sapessero il passaggio, che tra l'altro mi sembra avvenuto da diversi anni, da Ceylon a Sri Lanka, ma vivo da solo in Italia. Io vorrei conoscere una ragazza o signora per una vera amicizia. Io lavoro in un ristorante, mi sono pulito, elegante, una forma un po', presa un po' di dialetto, elegante, credo veneta, no? Mi sono pulito. Elegante, gentile e simpatico, ottima presenza. Spero che questa mia lettera abbia una risposta, la cosa mi farebbe molto piacere. Rada. Quindi io a questo punto avrei finito, io non avrei finito, ma finisco di prepotenza, perché qui vedo che ce n'è ancora un pacco, ma vedo anche che mancano veramente non molti minuti alla fine della trasmissione addirittura, e invece ci sono le vostre telefonate ancora che aspettano, che attendono di entrare, di parlare direttamente con Anna. Quindi che faccio? Io passo velocemente la linea ad Anna e alle vostre telefonate. Ciao, a domenica prossima. Bene, grazie Aldo. Come al solito avete ascoltato delle lettere molto simpatiche, anche direi molto interessanti, che ci ha portato Aldo dalla redazione. Allora, vi ricordo ancora il numero per parlare qua in trasmissione, lo 0583 48 525. Attenzione, questo serve solo per fare l'annuncio in trasmissione. Per tutto il resto poi avete appunto la redazione, dove potete telefonare per prendere riferimenti dei vari annunci, dove potete lasciare i vostri dati per poi contattare o essere contattati dalle altre persone. Naturalmente tutto questo per che cosa? Per la ricerca della persona giusta, per la ricerca della buona amicizia, per la ricerca dell'anima gemella. Perciò allora scrivetevi questo numero telefonico, lo 0586 88 4212. Telefonate questa mattina, avete tempo fino alle ore 12.30, ricordate che la domenica mattina è un pochino riservata per i nuovi amici, per coloro che non hanno ancora mai telefonato in redazione. Poi ci sono anche gli altri giorni, anche oggi pomeriggio 17.20, lunedì, mercoledì e giovedì della domenica dalle 21 alle 24, 0586 88 4212. Bene, allora, messaggio per il centralino, appena possibile continuate pure a mandare le telefonate, perfetto, ce n'è subito una, pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Pronto? No, è andata di nuovo via la lucetta, che si è accesa adesso di nuovo, vediamo chi c'è, pronto? Pronto. Benissimo, ciao, chi sei? Sono Pietro. Pietro, da dove chiami? Dalla provincia di Brescia. Dalla provincia di Brescia. Quanti anni hai, Pietro? 35. Che cosa fai nella vita? Sono un artigiano. Artigiano. In quale campo? Nel restauro dei mobili. Restauro mobili. Bene, molto interessante questo. Artigiano, vediamo, oltre a restaurare mobili, poi che cosa fai? Hai qualche hobby, qualche passatempo? Sì, mi piace la musica, diciamo. Sì. Mi piace il cinema. La musica, il cinema, benissimo. Antiquariato. Bene, e sei già stato sposato? No, sono celibe. Sei ancora celibe. Stai cercando la ragazza, la persona giusta o delle amicizie? Sto cercando un'amicizia che si possa magari concludere con il matrimonio, diciamo. Che si possa concludere con il matrimonio, bene. Vediamo, nella tua zona o anche più lontano? Nella mia zona. Nella tua zona, preferibilmente. Poi che cosa possiamo aggiungere per quanto riguarda questa persona? L'età? L'età... come la mia, diciamo, ecco, al massimo. Ecco. Tua coetanea. Poi che cos'altro vuoi aggiungere? Che cosa preferisci in una donna? L'aspetto fisico? Ci sono delle preferenze? A livello l'aspetto fisico, ma anche dentro, che ci sia qualcosa dentro, diciamo, ecco, che sia ricca interiormente. Ecco. Che sia ricca interiormente, bene, una bella frase è uscita adesso. Allora, vediamo qualcos'altro per conoscerti un pochino meglio. Il tuo aspetto fisico, quanto sei alto? Sono alto 1,78. Sì. 1,78, ho i capelli castani. Sì. Ho gli occhi azzurri, diciamo. Porto gli occhiali per una leggera miopia. Sì. Pratichi qualche sport oppure no?
sport vero o no, diciamo, no, faccio no. qualche passeggiata, camminate così, ecco. Beh, qualche passeggiata all'aria aperta non è male. Benissimo, tanti auguri anche a te, telefonaci in redazione, d'accordo? Ti metteremo in contatto con persone, incrociamo insieme le dita. Ciao, ciao, ciao. Grazie, buongiorno. Saida, 32enne tunisina di colore, da 4 mesi a Torino, babysitter, 1,65 m, cerca marito italiano, tassativamente no ad avventure. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi sei? Pronto, signore. Sì, pronto, mi senti? Sì. Da dove chiami? Da Lecce. Da Lecce, il tuo nome? Elda. Come? Elda. Non ho capito, scusa, il tuo nome? Elda. Yerilda? Elda, L-E-L-D. Nilda? Elda, E. Elda. Elda, mi suggeriscono, ma io non riesco a sentirlo dal telefono, forse sentite meglio voi che siete al di là delle telecamere. Elda, allora, di quanti anni? 70. 70? 70. Bene, una bella età, complimenti. Che cosa fai, Elda? Sono pensionata dalla scuola. Sei pensionata, lavoravi nella scuola, eri insegnante? Sì. Eri insegnante, perciò hai vissuto molto vicino ai giovani? Sì. Per quello che ti sei mantenuta giovane anche tu, forse? Sì. Ma molto, perché io ho avuto tanti i miei sono stati tanti pure di casa, ma ora ognuno sta a casa sua, io stavo con mamma e poi mamma è morta. Eh beh, certamente, adesso tu abiti da sola. Come mi trovo sola, desidererei? Sì. Ho una persona molto nobile, di sentimenti, intelligente, una persona colta. Sì. Che possa trascorrere con me gli anni, insomma, che ci ha dato Dio. Benissimo. Però se anche ci fosse invece di un uomo o una donna, anche mi farebbe piacere. Perché da un punto di vista più essenziale per me è la compagnia. Benissimo, allora un'amica, una signora eventualmente che venga ad abitare con te. Ecco, però molto, che sia delle mie stesse condizioni. Sì, cioè che no, io la potrei anche ospitare a farvi risparmiare qualcosa pure, perché sia una brava persona. Purché sia una brava persona, cioè dici nelle tue stesse condizioni, praticamente senza legami familiari. Certo. Giusto? Ma tu sei già stata sposata oppure no? Io non ho figli, non ho nessuno. Non hai figli? Ho solamente fratelli sposati. Fratelli sposati, bene. Allora, d'accordo, tanti auguri amica che ci stai chiamando da Lecce, chiamaci in redazione, d'accordo? Appena puoi, al più presto, al numero di redazione. Se possibile. Sì? Anche un uomo che ci tenga a me, che possiamo vivere un po' insieme per Benino, proprio da persone per bene, insomma, come devo dire? Certo, certo, ti sei spiegata benissimo. Tanti auguri, ti saluto, chiamaci in redazione, d'accordo? Ciao. La chiamo? Ciao, ciao. Arrivederci. Giampaolo, 30enne medico, celibe, di Parma, alto 1,60 m, stanco di rapporti superficiali dovuti anche al poco tempo disponibile, cerca ragazza per rapporto duraturo. 57enne nubile, pensionata di Rieti, figlio 27enne, casalinga, 1,52 m, castana, carattere dolce, pesci, cerca coetaneo libero, buono, nelle vicinanze. Attimo. Pronto? Pronto? Parlando. Pronto? Un'altra persona. Pronto, mi ascolti? Pronto? Pronto? Cavolo, io sentivo una voce nel telefono, adesso non sento più niente. Vediamo se è possibile riprendere questa telefonata. Senti, parla con me? Sì, pronto, ciao, chi sei? Okay. No, io sentivo, ma pensavo che era molto lontana da un'altra, per un'altra telefonata. No, stavo leggendo degli annunci. Da dove chiami? Da Milano. Da Milano, la tua età? È 50. 50 anni, il tuo nome? Però non li dimostro, eh? Non li dimostri. Il tuo nome vuoi dirlo? Vorrei dirlo e non vorrei dirlo perché mi conoscono parecchie persone, poi c'ho tanti fratelli e sorelle. Vabbè, allora lasciamo 50enne di Milano, tutti i dati poi precisi li lascerai in redazione, okay. D'accordo? Che cosa fai, amica di Milano? Niente, io lavoro, faccio la Bonnie Express. Sì? Con mia figlia. Sì? E ho un figlio di 23 anni, sono vedova da 7 anni. Sei vedova da 7 anni. Niente, volevo appunto conoscere qualche amico, qualche scopo di amicizia, perché penso che ormai matrimonio alla nostra età non, beh, non si sa non mai, è possibile, sai. Comunque può anche darsi, infatti, giusto, Anna? Non si sa mai. Non si sa mai, non è mai troppo tardi. Giustamente. È vero, basta avere lo spirito. Vero, queste sono parole molto vere. È vero. Vediamo un pochino.
e trovare soprattutto la persona giusta. Esatto, che sappia comprendere anche dall'altra parte. Giustamente. È giusto? Senti, hai detto che lavori, poi vediamo un pochino. Il tuo carattere, che persona sei? Sono alta 1,72, sono bionda. Sì. Occhi azzurri. Sei una persona... Sei mia figlia, che mi dice le cose. Ti sta suggerendo. Senti, ho capito. Senti. Niente, sono tipo allegro, mi piace uscire con compagnia, ecco. Adesso ho voluto fare, perché seguo la vostra trasmissione, ho voluto anch'io provare. Certo. In contatto con voi un pochettino così, ecco, perché... Da quando è morto mio marito, appunto, sono sempre stata, non dico chiusa, però ho frequentato... Dove ho lavorato per 5 anni al bar con mio figlio, però adesso quel lavoro l'ho lasciato e lavoro con mia figlia. Hai perduto un pochettino delle amicizie, perciò. E adesso stai cercando invece di instaurare dei buoni rapporti. Esatto. Poi, come stavi dicendo, poi non si sa mai. Appunto, non è mai troppo tardi. Bene, hai qualche preferenza per quanto riguarda l'eventuale compagno? Compagno sai, è un po' difficile. Comunque, no, una persona che sia, che comprende, una persona comprensiva, una persona... Sì? Una persona bella, ha detto mia figlia, una persona giusta, diciamo. Beh, bella in tutti i sensi, così, insomma, che sappia un po'. Io cosa vuoi, sono mamma di 2 figli, sono molto attaccata ai miei figli. Adesso il figlio tra poco si sposa, tutto qua, e certo, rimango con la ragazza, però la ragazza, anche lei ha il suo ragazzo, e i figli vanno come abbiamo fatto noi. Beh, giustamente loro qui si stanno, è l'uomo, insomma, che si potrebbe incontrare e... Può anche, eventuale, poi ci si conosce, si vede, ci si frequenta, e così, un uomo alto, ecco, non piccolo, insomma, sulla mia statura, ecco, siamo 60. Adeguato alla tua, benissimo. Giusto? D'accordo. Non ho molte pretese, giusto, Anna? No, infatti. Mi... No, occhi verdi no, è troppo quello. Occhi verdi. C'è la persona giusta, una persona brava, buona, un buon carattere. La figlia che continua a suggerire. Lei mi continua a suggerire, sì, lei fa la suggeritrice. D'accordo, siete 2 persone veramente simpatiche. Tanti sì, auguri. Adesso la faccio salutare. D'accordo, va bene. Pronto? Ciao, ciao. Allora. Stavo sentendo che suggerivi alla mamma e cercavi di aiutarla. Sì. Vabbè. Comunque mi sembra che tua mamma non ha bisogno di molto aiuto, è una persona molto molto allegra, molto sì, tranquilla, sì. Vero? Va bene, in collaborazione comunque le cose si fanno sempre meglio. Ok. Va bene, tanti auguri a tutte e due, allora fammi telefonare. Ciao Anna, aspetta. Sì. Capito allora che la voce della a Sofia? Sì, certo. Anna? D'accordo, senti, telefonami in redazione appena puoi, va bene? Il numero? 0586 88 42. Aspetta, scusa 12. Che lo scrivo, perché un attimo. Comunque lo vedrai al teleschermo, adesso ti saluto. Ciao. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Allora, rivediamolo insieme, 0586 88 42 12, per la nostra amica che ci ha appena salutato e per tutti coloro che sono in ascolto. La domenica mattina dalle 9 alle 12.30, oggi 17.20, lunedì, mercoledì e giovedì 21.24. Allora, penso di poter prendere ancora solo una telefonata, perché mi stanno facendo cenno che il tempo, non è rimasto poi moltissimo. Intanto leggo qualche annuncio. Giuseppina, 62enne di Genova, ex insegnante in ospedale, nubile, abita sola. Appartamento proprio, timida, cerca compagnia, può anche trasferirsi con la persona giusta. Enza, 58enne di Bari, insegnante, molto sola, bella, vedova da 8 anni, 4 figli, 2 sistemati, 2 fidanzati, cerca uomo da amare. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno, chi sei? Pronto? Pronto, mi ascolti? Un po' male. Un pochino male. Da dove chiami? Rota. Provincia di? Roma. Di Roma. Quanti anni hai? Sono dell'11, 77. Sei dell'11, 77 anni. Il sì. Tuo nome? Come? Il tuo nome, come ti chiami? Ettore di Roma, 77 anni. Vediamo un pochino, Ettore, sei in pensione? Sì, ma è piccola. Una piccola pensione. Qual era il tuo lavoro? Io sono un artigiano. Eri un artigiano. Hai avuto figli? No. No, ma sei già stato sposato? No. Sono stato unito con una donna che mi è mancata per più di 20 anni.
Per più di 20 anni, credo. Sei stato unito per più di 20 anni o ti è mancata da più di 20 anni? No, oh, mi è mancata da 2-3 anni. Ti è mancata da 2-3 anni, ho capito. 30, sì, una trentina d'anni, insomma. Allora abiti da solo adesso? Sì. Stai cercando che cosa? Una compagna? È logico. Una persona che venga ad abitare con te, possibilmente? È logico. Oppure tu sei disposto anche a trasferirti? Tu sei disposto a trasferirti? No, io sto tanto bene, perché è il più bel posto che sto è Grotta Ferrata, sto tanto bene. Grotta Ferrata. Bene, e il tuo aspetto fisico, vediamo un pochino, li porti bene i tuoi anni? Come? I tuoi 77 anni, li porti bene? Sei ancora un uomo in gamba? Sto ancora a lavorare. Stai ancora lavorando? Lavoro e faccio avanti e indietro tutti i giorni, 18 km con la macchina, andare e tornare. Bene, complimenti. Fare 18 in 18 ferire. Benissimo. Allora, il tuo carattere, Ettore? È bellissimo, è molto mite e sono molto timido. Una persona molto timida, molto mite. Bene, d'accordo. Allora hai detto che cerchi una compagna, pensi a una convivenza o anche a un matrimonio? Eventualmente se ci troviamo sono disposto anche al matrimonio, perché non sono mai stato sposato. E non sei mai stato sposato, perciò non si sa mai, c'è sempre una volta nella vita. Va bene, d'accordo. Tanti auguri, ci sentiamo presto. Telefonaci in redazione, va bene? Grazie. Ciao, auguri. Ciao. Allora, questa era l'ultima telefonata per quanto riguarda la prima parte di A come amore, poi ci rivedremo a mezzogiorno, naturalmente ancora con altre telefonate dai nostri amici, anzi mi dicono che non solo era l'ultima telefonata, ma proprio ci sono solo 2 minuti di tempo, perciò non posso più neanche leggere gli annunci, che ripongo subito. Allora, vi ricordo che se volete conoscere delle persone dovete telefonare in redazione oppure telefonare in trasmissione per fare gli annunci. Allo 0583 48525. Allora, attenzione, un attimino di nuovo questa distinzione tra questi due numeri telefonici. Il numero che vedete in alto sul vostro teleschermo anche in questo momento è quello che serve per fare l'annuncio in trasmissione, come avete sentito i nostri amici questa mattina che hanno telefonato qua in trasmissione. Perciò se anche voi siete interessati a questo, se volete far sentire la vostra voce, parlare un pochino insieme dei vostri problemi e soprattutto riuscire insieme a risolverli, telefonate a quel numero, lasciate i vostri dati e il vostro numero telefonico, verrete richiamati, vi diranno loro quando. L'altro numero, quello di redazione, lo 0586 88 4212, serve per tutte quelle cose che non si possono dire in diretta, ovviamente i vostri dati personali, i vari numeri telefonici, le varie cose che voi dovrete sapere delle persone e che noi dovremmo sapere di voi, va bene? Allora, per questo, se voi siete alla ricerca di contatti umani, telefonate a questo numero telefonico e soprattutto se siete alla ricerca dell'anima gemella. Questa mattina, entro le 12.30, avete tutta la mattina a disposizione allo 0586 88 4212 oppure in uno degli altri giorni e in uno degli altri orari che state vedendo anche adesso sul vostro teleschermo. Bene, vi saluto. Allora, rimanete in nostra compagnia, in compagnia della vostra rete mia per tutta la mattinata, continuate anche a telefonare al nostro centralone per fare il vostro annuncio, verrete prenotati, diciamo, prenderete la prenotazione e poi verrete richiamati. Per quanto riguarda la trasmissione, per quanto riguarda Come Amore, ci rivediamo un pochino più tardi, a mezzogiorno. Ciao da Anna Farucchi, a dopo.